La quarta grande guerra italiana aveva portato numerosi territori sotto il dominio di Casa Savoia, ma la pace interna non era altrettanto semplice da raggiungere. Nell'ottobre del 1709 dei moti anarchici esplosero a Napoli, Roma e Sicilia, rivendicando il loro diritto di autoaffermazione popolare contro il potere centrale. Deciso a far valere gli interessi della corona a discapito della volontà di alcune minoranze regionali, Janus II mobilitò interamente l'esercito reale, soffocando nel sangue, nel giro di pochi mesi, tutte le rivolte. L'improvvisa malattia che colpì di lì a breve il re, portandolo a un'improvvisa morte il 30 agosto dell'anno seguente, però aiutò indubbiamente a placare gli animi. Con l'incoronazione del figlio Vittorio Amedeo II si completò quindi una netta separazione con il passato e con gli ultimi sanguinosi fatti interni. Giovane diplomatico di fine ingegno, il nuovo sovrano iniziò da subito una lenta ma profonda riforma interna, circondandosi di importanti esponenti esteri, difensori di idee social-darwiniste e profondi difensori dell'imperialismo e nazionalismo occidentale. Sarà infatti quest'ultimo a dare il più netto cambiamento statale nella penisola italiana dell'ultimo millennio. Rivendicata Roma, fu infatti intenzione di Vittorio Amedeo II di raggiungere il sogno da tanto agognato da Casa Savoia, la formazione di uno Stato centralistico e unito con a capo la città eterna. Indetta un'assemblea costituente il 2 febbraio 1713 a Torino, nel Parlamento a Palazzo Carignano, la totalità dei presenti approvò immediatamente la mozione di una formazione del Regno d'Italia con capitale a Roma. Ma il lavoro non terminò qui. La creazione di uno Stato centrale moderno non poteva appoggiarsi su un organismo di legge obsoleto e superato e su una popolazione ancora profondamente divisa al suo interno in piccole realtà locali. Accalorato giunse infatti l'ammonimento in sede parlamentare del nizzardo Giuseppe Garibaldi, che sottolineò l'importanza di fare gli italiani dopo aver fatto l'Italia. Condivisa anche dal re stesso l'opinione espressa, i lavori costituenti continuavano quindi senza sosta, con l'obiettivo di dare alla neonata Italia un organo di leggi che le permettesse di competere a viso aperto in Europa. Buon salve ragazzi, un saluto da Matt e bentornati su Nerd is the Way. Bentornati con la nostra visuale globale, con la nostra campagna dei Savoia e soprattutto con beh, una situazione tutto sommato abbastanza tranquilla. Permettetemi, mentre vi godete la visuale globale del nostro mondo, da farvi due brevi annunci e comunicazioni di servizio. La prima riguarda il nostro canale Discord. Il canale Discord del canale è ufficialmente aperto. Lo potete tranquillamente raggiungere dal link che trovate nel primo commento sotto al video messo in alto e troverete diverse stanze sia per parlare insieme, discutere, ridere, scherzare, parlare del più e del meno, ma anche discutere tranquillamente di titoli Paradox, strategici o altro. Deve essere più che altro un punto di unione e unirsi come una famigliola. La seconda comunicazione invece è molto più importante perché riguarda finalmente il sondaggio per il prossimo stato da utilizzare per la nostra futura prossima campagna di Europa Universalis 4. Infatti, nello stesso commento posto in alto sotto al video troverete anche un link per Straw Poll, all'interno del quale troverete sei diverse proposte che non sono altro che le sei nazioni che ho deciso di scegliere tra le vostre tantissime proposte che mi sono state mosse negli ultimi 3-4 video come nazione da utilizzare. Potrete scegliere solo una tra queste sei nazioni e non potrete votare più volte. Le nazioni che mi avete proposto nel corso di questi episodi sono tantissime. Mi avete proposto il Nord Europa, l'Europa centrale, le Americhe, qualcuno addirittura l'Africa e l'Asia. Certe proposte mi sono piaciute un sacco e cercherò tutto sommato di non forzare la vostra scelta. Io ho già scelto votando, il mio voto varrà esattamente come il vostro. L'unica cosa che mi metto come scusante è che se le due scelte che potrebbero arrivare quasi alla testa a testa al vincere potrebbero essere una
preferibile dal mio punto di vista rispetto all'altra, sceglierò quella, anche se magari ovviamente lo scarto sarà di pochissimi punti percentuali. State tranquilli perché comunque le votazioni andranno avanti fino alla fine di questa campagna, quindi fino al 1820, c'è tutto il tempo di questo mondo. Quindi non vi fate problemi, se conoscete delle vostre amici che seguono il mio canale, seguono la nostra campagna di Europa Universalis 4 e magari non sanno di queste votazioni, proponete loro di passare e dirle appunto di votare. Bene, detto questo, fatta questa comunicazione di servizio, direi che possiamo tornare a zoomare perché la nostra nazione finalmente si è formata. Come avete visto con l'anteprima, con l'introduzione, l'Italia finalmente si è formata e all'inizio del 1700, quando la capitale ancora era a Torino, nell'assemblea costituente che si era venuta a formare, numerosi consiglieri avevano espresso la loro opinione e i loro complimenti per la riuscita di questo grosso passo per l'unificazione italiana. Insieme a Giuseppe Garibaldi, che aveva preso la voce ricordando che bisognava prima di tutto fare gli italiani prima che l'Italia, mi permetto anche di ringraziare gli altri miei consiglieri che hanno preso la parola, tra i quali abbiamo infatti Cobrium II, Tony Rondaz, Nikoku Shaker, Francesco Alafrazia, Alessandro Scala, Diego Mantovan, Pietro Lorusso, Frank Tube, Matteo Giardina, Davide Gliorio, Tiberio Paradisi, Alessandro Carelli e Maestro dei Cacciatori. Grazie a tutti voi per i consigli che mi avete dato, le opinioni e i complimenti anche. Ma direi che adesso possiamo far partire il nostro timer e buttarci a bomba perché abbiamo già dei pop-up che ci dicono che hanno lasciato tutti la nostra coalizione. Ok, questo è molto positivo e mi piace particolarmente. Controlliamo solo se, esatto, la Sicilia purtroppo è sempre bloccata, quindi direi che possiamo andare a fare così e andare a mettere un improve relation, perché se no hai voglia che riusciamo ad annettare la Sicilia. Detto questo, la nostra sessione, possiamo dire, di oggi sarà molto tranquilla, perché noi avevamo intenzione di dichiarare guerra a Tlecem e Tunisi, però Tunisi è alleata con gli ottomani e Tlecem è alleata con Mamelucchi e Marocco. Quindi sì, tutto bello, però al momento la situazione, come potete vedere, è un attimino rischiosa. Preferirei a sto punto tranquillizzarmi impedendo alle nazioni europee di volermi troppo male e poi andare a occuparsi ad esempio del Looming Disaster, che molto semplicemente, come vedete, significa che noi dobbiamo avere una stability almeno a zero e avere la religious unity positiva. Il problema è che Roma è protestante. Il problema è che Roma è protestante e dobbiamo riuscire a fare qualcosa. Quello che vorrei prendere, ad esempio, è Guido Saibo, che è un inquisitore. Dovrebbe darci più potenza ai missionari e magari sperare nel fatto che si riesca a convertire queste benedette romani che sono protestanti. Purtroppo non possiamo fare. Tra l'altro, all'aver preso l'inquisitore, attenzione, ci dà un bonus, perché sapendo sempre cosa chiedere, Guido Saibo ha instillato la paura nei cuori di quelli che ci spiano. La presenza del Guido Saibo da sola è abbastanza per seminare il fallimento prima che le missioni iniziano. Allora, i suoi sforzi devono essere ammirati attraverso la nostra nazione e quindi possiamo limitare la spy detection e guadagnare uno di stability, cosa che ci servirebbe, oppure guadagnare del prestigio. Però assolutamente direi di guadagnare la stability in modo tale da non avere il problema, esatto, non avere più il problema della stability.
qua purtroppo però dobbiamo risolvere il grosso, grosso problema della Religions Unity. E per farlo ci serve purtroppo Roma convertita. Allora, questi uomini adesso li riportiamo a Brescia perché tanto comunque non ci sarà possibile nel momento immediato andare a dichiarare guerra a Tunisi e agli altri. Aspettiamo per andare a dichiarare guerra a Venezia e Napoli appena potremo fare qualcosa. L'imperatore adesso è quello del Tirolo. La cosa non è positiva perché noi volevamo dichiarare guerra al Tirolo e purtroppo il Tirolo adesso ci tirerebbe dietro un po' di gente. E vabbè, allora, portiamoci avanti. Direi che possiamo a sto punto vedere se abbiamo dei claim da non fare. No, abbiamo tutti i claim di questo mondo. Va bene, allora, direi che a questo punto possiamo togliere anche loro e loro e andare un po' a migliorare le relazioni con la Francia facendo un royal marriage. Con la Polonia è a 200. Va bene, guadagniamo un gran capitano, la cosa è molto positiva. Però vorrei provare a vedere un attimo come va con loro. Allora, direi che a questo punto possiamo migliorare le relazioni con loro e migliorare le relazioni con loro. Molto bene. E adesso teniamoci molto tranquilli qua, senza grossi problemi di sorta. Possiamo prendere intanto un'idea che è quella del mantenimento il costo, scusate, degli uomini costa meno. Tra l'altro io non ho visto neanche le idee italiane, perché abbiamo Global Trade Power, Improved Relation, Fort Defense. Fort Defense, Fort Defense, mamma mia. Poi abbiamo Core Creation Cost, meno 25, Yearly Prestige, Tax Modifier, National Manpower Modifier, Costo delle Galee, Combatability, Stability Cost. Mazza, siamo una potenza economica come Italia. Siamo una potenza economica. Quello che però vorrei fare, esatto, è finire di fare l'ultimo core per limitare finalmente e abbiamo finito l'internal conflict, però abbiamo ancora revolution perché dobbiamo avere la stability al 3. Va bene, allora la stability a sto punto direi di buffarla però dopo, perché quello che voglio fare io, come vi avevo detto, e passare a monarchia costituzionale. Quello che però non lo possiamo fare perché ci serve la tecnologia amministrativa di livello 22. Quindi, peccato, peccato. Quindi dobbiamo aspettare e ci vorrà parecchio. Purtroppo ci vorrà parecchio. Va bene, qua siamo di nuovo a 200, quindi direi che possiamo anche toglierlo da qua, molto bene, e andare a migliorare le relazioni. Vorrei provare a migliorare le relazioni con magari la Scandinavia, che è nostra rivale, però non sembra così malvagia, sinceramente. Voglio provare a migliorare le relazioni con la Scandinavia. Molto bene. Allora, adesso che stiamo mettendo soldi da parte, vorrei provare a vedere anche il nostro esercito se può essere migliorato. Sì, può essere migliorato e lo possiamo migliorare di in tutto 11.000 uomini. Quindi, a questo punto io direi, facciamo così. Andiamo a creare
Tutto sono 11.000 uomini, quindi... Facciamo. Nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a questo punto direi che possiamo poi fare 5 cannoni. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Molto bene. Abbiamo un Royal Marriage dalla Polonia che accettiamo al volo. Miglioriamo continuiamo a migliorare le relazioni con i nostri scandinavi e aspettiamo perché purtroppo l'unificazione dell'Italia con la nostra Sicilia ci vorrà un bel po' di tempo e tra l'altro possiamo convertire finalmente Roma. Yes, questo ci piace. Possiamo convertire Roma e questi qua direi di portarli giusto per un minimo di difesa, li portiamo in Piemonte. Aspettiamo che gli ultimi cannoni vengano creati. E perfetto, via. Aspettiamo, si devono un attimino riprendere, almeno il necessario, e il prossimo mese poi li possiamo togliere e spostare. Così che comunque il nostro esercito continua a crescere e non ne risente. Fatto quello, a sto punto vorrei provare a vedere. Ok, sì, si stanno muovendo. Vorrei provare a vedere e migliorare ulteriormente il. Ok, qua abbiamo un esercito da 30.000, la cosa ci piace. Vorrei provare a migliorare il nostro commercio. Perché qua vorrei vedere se c'è la possibilità. Allora, qua ce l'abbiamo. Qua Stock Exchange ce l'abbiamo, perfetto. A Milano Stock, ok. Qua ce l'abbiamo. A Padova ce l'abbiamo. A Ravenna Marketplace no. Quindi lì mettiamo. Ad Ancona Stock Exchange, molto bene. A Firenze ce l'abbiamo. A Pisa, ok. In Toscana sì. A Napoli sì, molto bene. E poi ce li dovremmo avere anche a Cagliari, forse? No, perché abbiamo il trade depot. Lo costruiamo anche qua. E va bene, così dovremmo migliorare le nostre risorse economiche. Poi andiamo a migliorare ancora il nostro commercio. Molto bene. E portiamo le nostre navi commerciali, nostre navi da trasporto a Roma. Tra l'altro, noi adesso potremmo prendere tra poco quella. Il problema è che vorrei davvero riuscire ad abbracciare quella mini tecnologia amministrativa, quell'istituzione, scusate. Il problema è che ci costa davvero tanto. Ci costa davvero tanto. Quello che però vorrei provare a vedere è se riusciamo a mettere qualche policy. Tra l'altro qua abbiamo un'idea. Dobbiamo migliorare le relazioni con l'Olanda, il Nederland. Ok, però sono a meno 40, ma va bene. Tendenzialmente lasciamole là. Però come vi dicevo, vorrei provare a vedere se riusciamo qua bisogna boostare la stability, boostiamola così togliamo anche l'idea di rivoluzione e
Fermi tutti perché, come vi dicevo, vorrei provare a vedere se abbiamo una stability sensata. Allora, trade efficiency più 10, interessi per anno, questo mi piace, e un mercante in più. Quindi direi che possiamo andare a prendere instant questa, abbiamo finito le coalizioni e andiamo a prendere anche un mercante. Molto bene. Potremmo migliorare ancora questo, però direi di no. Direi di no. E questo mercante lo andiamo a mettere dove? Allora, lo andiamo a mettere qua è all'1%, qua è al 24, qua al 25, 35, 11, 1. Dobbiamo metterlo in Tunisia. E direi facciamo transfer trade power. Molto bene. Allora, possiamo. Questo tra l'altro dov'è? Ah, viene mandato in Catalonia. Ah, allora no. Allora no, devo mandarlo di qua. Vediamo un po' com'è che va a Tunisi 2.21. Perfetto, molto bene. Ok, e così aumentiamo ancora ulteriormente i nostri guadagni. Più 38, molto bene. Adesso abbiamo un'idea che possiamo utilizzare. Proviamo a vedere un attimo che cos'è. Possiamo inserire la scuola il sabato e ci dà che cosa? Potenza dei missionari? Va bene, mettiamola. Potremmo fare questo, però perché non lo possiamo fare? Ah, vabbè, questo è l'impero romano, ma ovviamente è troppo complesso per noi. Intanto la Sicilia si sta per unificare, molto bene, la cosa ci piace. Non credo che tendenzialmente possiamo aumentare il nostro esercito, invece sì, lo possiamo aumentare. Quindi direi che possiamo costruire l'ultimo cannone qua in Piemonte. Manca poco, tendenzialmente sono in tutto 15%, quindi tra 15 mesi potremo annettere la Sicilia, esattamente tra un anno, poco più di un anno. Il Tirolo sta facendo uno spy network contro di noi, Black News indeed, il povero Vittorio Amedeo II di Savoia, il cosiddetto re breve. Ci ha lasciato abbastanza da giovane, lasciando invece il trono a Emanuele Filiberto II di Savoia, che è un re gigante perché è un 635, quindi è davvero ottima come cosa, davvero ottima. Il re ha 34 anni, quindi ci piace. Prendiamo un sacco di punti amministrativi, quindi questo lo voglio mantenere perché devo arrivare alla tecnologia amministrativa di livello 22 il prima possibile, quindi continuiamo ad andare avanti molto tranquilli. Possiamo avere un costo della tecnologia amministrativa, tecnologia militare aumentata del 10%, perdere uno di stability. Va bene, facciamo così perché adesso voglio aumentare la stability fino a 3. Come già dicevo, voglio aumentare la stabilità 3 così da non avere problemi con le rivolte. Il missionario a Roma ha pressoché finito. Intanto la nostra annessione siciliana sta proseguendo bella tranquilla. Abbiamo convertito Roma, teniamo solo la visuale, ecco, con la scritta Italia che ci dà un po' di orgoglio e la cosa ci piace. Il problema grosso è che, come potete vedere, noi abbiamo un problema di istituzioni, perché stanno lentamente sviluppando qua in Italia, però molto molto lentamente. Perdiamo 2000 marinai, ma la cosa non ci tocca particolarmente. Siamo al 93,7% per l'annessione siciliana, manca pochissimo, 6 mesi.
e potremo finalmente andare ad annettere anche la Sicilia. Alla luce di questo vorrei vedere solo come è messa la nostra coalizione. È un po' bruttina ancora perché gli ottomani ci hanno annunciato come rivali. Cazzo, questo non va affatto bene, questo non ci piace per niente. Per niente. Ah, cavolo, quindi adesso quando faremo la prossima guerra dovremo fare molta molta attenzione. Molta molta attenzione. Possiamo prendere la tecnologia, suppongo, militare, esatto. Di livello 25, quindi a questo punto direi che possiamo anche prenderla, molto bene. E andiamo a migliorare i nostri cannoni. E anche a fare un boost alla stability di livello 3. Perfetto. E così l'abbiamo risolto. Abbiamo finalmente unificato l'Italia con anche il nostro ultimo vassallo. Accettiamo un Royal Marriage dalla Francia. Togliamo la cosa qui. E nel dubbio, adesso questi uomini li vediamo un attimino cosa fare. Allora, ci serve un 17 e due 17. Quindi un 17. Quindi 2, 1 e 2. E questi li portiamo qua. E questo sarà il nostro terzo esercito completo. E intanto vediamo come è messo il nostro esercito. Infatti è in sovraestensione, quindi questi direi che li possiamo anche togliere. E vediamo come siamo messi. Siamo messi due di più, ma va bene, non ce ne curiamo troppo. Qua abbiamo altre sei navi da trasporto che portiamo a Roma. Queste nove invece sono di commercio, quindi direi che le possiamo portare qua. Questa è un'altra commerciale e queste commerciali le lasciamo qua. Il timer, come vedete, è inesorabile, ci ha detto che è finito il tempo, però noi non ci preoccupiamo troppo di questa cosa, continuiamo a fare un difesa del commercio qui e le nostre navi le mettiamo qui. Perfetto. C'è una nave commerciale povera che se ne sta andando isolata, risolviamo facendo così e facciamo un protect trade su Venice. La Francia ha dichiarato guerra a Cree, la cosa non ci tocca molto. Va bene, ok, adesso direi che possiamo magari puntare a fare qualcosina, tipo tenere da parte, voglio riuscire a tenere da parte almeno 3.000 ducati e prendere l'istituzione. Allora, cardinale nell'amministrazione. Possiamo prendere 10 di prestigio oppure prendere influence, missionary stance e stability cost. Va bene, prendiamo questo. Ci piace. Continuiamo a prendere anche qua mercantilismo e quindi andiamo a salire a 43. Quello che però vorrei provare a vedere è se effettivamente con il commercio possiamo. Esatto, perché il commercio ci aiuta, quindi direi che così possiamo tenerlo. Molto bene. Il mantenimento arriverebbe a 68. Voglio solo vedere quanto siamo messi qua. Meno 81 e la coalizione me, più o meno, più o meno. Ok, quindi io vorrei provare a questo punto a vedere così. Lascio l'episodio così molto tranquillamente, quindi direi che possiamo aumentare le nostre relazioni qua con Bavaria, l'abbiamo fatto, con gli Erzvollen lo stiamo facendo, con la Francia è già a 200, con la Polonia invece le miglioriamo. Molto bene.
Allora, signori, con quest'Italia adesso unificata anche del suo vassallo e con questo verde più chiaro, direi che ci possiamo salutare. Voglio provare un attimino a vedere adesso come studiare la guerra contro Venezia e Napoli. Le faremo di sicuro a breve, tanto abbiamo già i claim. Quindi mi raccomando, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, datemi dei consigli su come migliorare. Ma soprattutto non vi dimenticate di votare per il nuovo stato da proporre, che dovremmo utilizzare, anzi, non da proporre, che dovremmo utilizzare per la prossima campagna di Europa Universalis. Universali squadra esattamente tra 100 anni e vi aspetto numerosi sul nostro server Discord. Ciao ragazzi e ci vediamo molto molto presto. Ciao.